Peggy 18. Benvenuto in una visione del Giappone diversa da ogni cosa che tu abbia mai incontrato. Sekiro, Shadows Die Twice, è ambientato negli ultimi anni del periodo Sengoku. È un periodo di conflitti e massacri senza fine. Esplora questo mondo spietato, forgiato dalla violenza, e scopri quali segreti attendono nell'ombra. Sekiro, Shadows Die Twice, segue la storia di uno shinobi noto come il Lupo. Da ragazzo è stato accolto dal gufo, che lo ha trovato sul campo di battaglia. Ehi, randagio, non hai più niente da perdere. Il lupo riceve l'incarico di proteggere un nuovo signore, l'erede divino. Dedicherai la tua vita a servirmi. Come ordinate. Il ragazzo è il discendente di una stirpe misteriosa, e per questo il clan Ashina gli dà la caccia. Lasciate fare a me. E così il nobile shinobi si mette sul nostro cammino. Non scordare mai il codice degli shinobi. Difendilo con la vita. Se dovesse mai essere preso, riportalo indietro ad ogni costo. Ma che significa? La protesi del lupo cambia il modo in cui combatte. Questo misterioso strumento shinobi può essere equipaggiato con un arsenale di oggetti potenti, come il rampino. Usalo per esplorare nuove aree o per avere un vantaggio tattico. Spezza gli scudi con l'ascia caricata. Trascina a te i nemici con la lancia caricata. Oppure dai loro fuoco con il getto ardente. Stordisci e confondi con shuriken e castagnole. Oppure devia attacchi pesanti con l'ombrello caricato. Usa questi potenti strumenti insieme alla spada per trovare nuovi e ingegnosi modi di uccidere e volgere lo scontro a tuo favore. In Sekiro, Shadows Die Twice, il combattimento è strategia e una sola tattica non funzionerà contro tutti i nemici. Un maestro shinobi deve essere allo stesso tempo aggressivo e versatile. La deviazione è un modo tra tanti per trasformare l'attacco del nemico in un'opportunità. Ogni deviazione infligge danno alla postura del nemico. Insisti, e il nemico resterà sbilanciato e vulnerabile. Sfrutta quel momento critico per infliggere gravi danni con un colpo mortale shinobi. A volte i nemici useranno attacchi pericolosi che non puoi parare. In queste situazioni dovrai prendere una decisione all'istante. Rischierai di subire gravi danni tentando il contrattacco? O sfrutterai l'occasione per ritirarti e prepararti alla prossima mossa? Per sconfiggere i nemici più forti, dovrai imparare a conoscere le loro tattiche e a rispondere con manovre offensive e difensive uniche. Scoprirai anche che in certe situazioni potrai agire nel silenzio. Usa la spada per uccidere senza rumore. Oppure origlia per ottenere informazioni vitali sui tuoi nemici. In Sekiro, Shadows Die Twice, non sopravvivrai a ogni incontro, ma la morte non è sempre una sconfitta. Il lupo ha una capacità limitata di tornare in vita grazie alla resurrezione. Dopo la resurrezione, il lupo è vulnerabile. Se viene ucciso, perderà risorse preziose e potrebbe subire altre conseguenze più personali. Eseguire un colpo mortale shinobi o riposare presso un idolo dello scultore permetterà al lupo di resuscitare ancora una volta. Con ogni battaglia che vinci, inizierai a sbloccare nuove abilità che ti aiutano a combattere e difenderti. Scoprirai strumenti shinobi che migliorano le capacità della tua protesi e troverai materiali per potenziarli, come la polvere da sparo. Il tuo viaggio nell'oscurità sarà colmo di sfide e circondato da morte.
ma se metterai in atto strategie diverse in battaglia e sfrutterai i potenti strumenti del tuo arsenale, potrai vincere qualsiasi sfida.